Buonasera, dunque era sufficiente un pareggio e invece è stata vittoria. Il Lecce questa sera batte il Palermo per 3-0 e sale in Serie A. Grande festa in tutto il Salento e al Via del Mare dove per noi c'è Danilo Siciliano. Buonasera Danilo. Buonasera a tutti, dunque le immagini più belle, le immagini di questa notte magica le avete appena viste, 398 giorni dopo la retrocessione, l'ultima giornata del Lecce in Serie A, il 5 maggio 2002 i giallorossi perdevano a San Siro con il Milan per 3-0 e salutavano il massimo campionato italiano, anche se la matematica su quella retrocessione era giunta un paio di settimane prima. Ebbene, questa sera il Lecce 398 giorni dopo, appunto, questa Serie A se l'è ripresa con una gara straordinaria, suggello di una stagione molto molto bella, una stagione quasi esemplare che però rischiava di essere compromessa perché bisognava difendersi dall'assalto del Palermo in questi ultimi 90 minuti. Lecce lo ha fatto in maniera impeccabile giocando una partita straordinaria, 3-0 il risultato finale in una sfida che non è mai stata in discussione. Al Via del Mare una cornice straordinaria, una festa di sport davvero bella, oltre 35.000 paganti, grande festa di sport, di pubblico. Ripetiamo, in una serata magica non solo per questa città, per questa squadra, ma per l'intero Salento. Che cosa è successo in campo? Il gol del Lecce è arrivato molto presto, al 12esimo, con Camoragni, una bellissima azione in contropiede e il gol che ha aperto la strada al successo giallorosso, il raddoppio in apertura del secondo tempo con Giacomazzi al primo minuto e poi il suggello di Bojinov al 33esimo minuto. Ripetiamo, partita che non è mai stata in discussione, ma abbiamo una graditissima sorpresa, ci raggiunge la nostra postazione Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce. Direttore, non le chiedo nulla, le impressioni a caldo in questa serata magica. Sembra tutto magico, no? Sono 5 anni che viviamo notti magiche, tra virgolette, figlie di tanti sacrifici, figlie di tanti sforzi, di tutti, soprattutto di chi crede in questi progetti e di chi crede di poter credere a chi li sviluppa. Ecco direttore, c'è stata l'impressione che questa sera sia stato tutto troppo facile? No, non era tutto, solo per questa non era sera. Tutto facile. Sembravano dei marziani questi, no? Per 10 giorni, per mesi hanno fatto sembrare la loro squadra dei marziani, noi dei poveri agnelli votati al sacrificio. Io glielo ho detto ai ragazzi, i marziani siete voi, questi sono è una squadra normale, è una squadra che stava caricando troppo la partita perché forse qualcuno ha detto che è un'arma, no? Io invece dico che non è un'arma di quelli poco intelligenti, perché a noi è servito invece per caricarci di più. Direttore, un progetto impeccabile il Lecce di quest'anno, un mix perfetto tra gente esperta, gente che aveva voglia di riscattare la retrocessione dello scorso anno e tanti tanti giovani straordinari. No, io ho sempre detto che Lecce non avrei mai creato un cimitero di elefanti. Ho sempre detto da quando sono arrivato che Lecce doveva diventare una fucina di giocatori pieni di entusiasmo e anche pieni di qualche vizietto, ma i vizi si tolgono quando si hanno certe virtù, certi pregi, e quindi considerando i pregi ai difetti penso che in 5 anni abbiamo vinto un campionato di B, abbiamo fatto 3 anni di Serie A, abbiamo vinto un altro campionato di Serie B, abbiamo portato 3 scudetti con i giovanissimi, con la Coppa Italia Primavera e con lo scudetto ancora Primavera quest'anno. Siamo stati vice campioni d'Italia con gli allievi. Il Lecce sarebbe da studiare, io ho detto, però spero che vengano i pochi a capirlo, perché sennò poi dovremmo ricominciare da capo di nuovo noi. Direttore, non so se è un po' troppo presto, ma guardando al domani di questa squadra che cosa c'è? Adesso godiamoci il presente, che ce lo siamo meritato noi, soprattutto noi che questa sera c'erano 40.000 spettatori. Non dimentichiamoci che noi abbiamo fatto un'annata sempre tra il vertice e il quinto, sesto posto, no? Siamo stati sempre lì a dimostrare che eravamo un organico competitivo.
E quindi adesso essere riusciti di nuovo a finire il campionato con 40.000 persone è un merito che va soprattutto prima a quei 2.000 abbonati, un merito va alla provincia che ha creduto in questo Lecce, un merito va a quei 3-4.000 tifosi che anche nelle serate d'inverno fredde sono stati vicini a noi. E prima lo dedico a loro, lo dedico a quei tifosi che della curva che sono sempre impareggiabili in casa e fuori casa, e dopo di loro permettimi di dedicarlo a mia moglie e mia madre. Sarebbe bello ripartire la prima giornata del campionato prossimo con questo stesso pubblico così numeroso. Ma non lo so, noi siamo detto da studiare per certi aspetti, questo è un altro fenomeno perché la Serie A sembra quasi un diritto, no, per Lecce, invece non è un diritto, è qualcosa che quando si conquista bisogna farlo come questa sera, con l'aiuto di tutti e con lo sforzo di tutti. Essere riusciti vuol dire di nuovo ricominciare tutti insieme, anche nei momenti difficili bisogna sapere essere insieme. Direttore, l'ultima curiosità, si può ripartire con Delio Rossi in Serie A? Ah, queste cose adesso perché parliamo? Troppo presto. Perché parlare di cose che adesso appartengono al futuro, no? Del futuro parleremo, detto, dopo, adesso godiamoci questo presente. E perché non dovrebbe essere Rossi l'allenatore del Lecce dell'anno prossimo? Grazie a Pantaleo Corvino, grazie al direttore, la linea torna allo studio.